Scrittrice Valeria Parrella. Eccola qua. Grazie Valeria, grazie di essere qua. Buonasera, prego, vieni. Ciao, buonasera. Ragazzi, Valeria Parrella è una grandissima scrittrice, Giuseppino pensi, tradotta in 11 lingue in tutto il mondo. Ti chiedo. Prego, prego, prego. Accolta. Finalmente al Barstella. Tradotto in 11 lingue. Tranne la sua. Stavi pensando. Che ospite intelligente, sì, è una formula bellissima, perché ospite va bene per i maschi e per le femmine, certo, anche l'aggettivo intelligente. Per i maschi un po' meno. Però linguisticamente è linguisticamente inclusiva. Sì. Linguisticamente un po' sì. Non ho capito. No, è che noi siamo femministi. Lei è femminista, no? Da sempre. Poi col neo. Ma a piacere proposito che l'ha notato. L'ho sentito prima. Però con questo neon ti vedo sotto un'altra luce. Allora, ritorniamo al tema. La notizia del giorno, che è quella che, di cui stiamo discutendo, è che questa donna ha sposato un fantasma. Tu che rapporto hai con i fantasmi? Guarda, come anche te, diciamo che sei napoletano, noi con i fantasmi ce la caviamo. Ce la caviamo. A Napoli si dice che Napoli è ectonia, che vuol dire paurona. Piano vuol piano, dire perché che qua siamo... Sotterranea. Sotterranea. E noi abbiamo un rapporto non tanto con la morte, per fortuna, ma con i morti. Ci sono, per esempio, dei cimiteri in cui uno va ad adottare un teschio perché pensa che gli porti fortuna. E quindi se uno si può adottare un teschio, qualcun altro si potrà sposare un fantasma. Certo, certo, liberi. Beh, tutti. Effettivamente. De gustibus. Se uno lo volesse scacciare invece un fantasma, c'è qualche rito da consigliare? Qualcuno conosce qualche Guarda, rito? Guarda, ci sta una storia molto carina che viene dalla tradizione romana, perché noi siamo abituati a pensare ai fantasmi come una cosa medievale, no? I castelli. Invece noi che siamo latini, mm-hmm, nella guerra tra Cesare e Pompeo, a un certo punto Pompeo, che era sposato con la figlia di Cesare, la perde in battaglia, diventa vedovo e subito si risposa. Ma la nuova sposa va a consumare, diciamo, nell'accampamento, la prima notte di nozze, arriva il fantasma della vedova. Sì, della di Pompeo. Esatto, di Giulia si chiama. Ah, la figlia. E gli dice: guardate, io non vi lascerò in pace tutte le notti, quindi forse meglio cercare di divorziare da un fantasma maschio che cercare di lasciare una fantasmista. Quindi allora, cari vedovi, prima di risposarvi assicuratevi che vostra moglie sia veramente morta, perché altrimenti sì, poi succede una cosa.